All'indomani della condanna a 12 anni e 2 mesi che il Tribunale di Locri gli ha comminato, Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, uomo simbolo dell'accoglienza, torna nel suo paese per ricevere l'affetto e la solidarietà di tanti che conoscono il suo impegno civile e la sua specchiata onestà. L'estate si sono indignate le persone. Sono indignate, vogliono fare una lettera al Papa, al Presidente della Repubblica, vogliono fare. Increduli e indignati, e così anche Luigi De Magistris, sindaco uscente di Napoli e candidato alle regionali di domani in Calabria. Elezioni in cui lo stesso Mimmo Lucano è candidato, anche se per la legge Severino la sua eventuale elezione verrebbe sospesa. Io sono convinto che alla fine Mimmo Lucano verrà assolto, è un uomo giusto, l'antitesi del crimine, un uomo che ha aperto il suo cuore e il suo comune all'umanità. Quindi sono rimasto turbato da questa condanna. Lucano, assolto dalle accuse di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, è stato condannato per associazione a delinquere e frode a una pena quasi doppia rispetto alle richieste del pubblico ministero. Una volta conosciute le motivazioni, la difesa di Lucano ricorrerà in appello.